Hai bisogno di un'aggiunta di denaro al tuo account di GT Online? Bene, contattami su Instagram, link qua sotto nella descrizione. Bella ragazzi, Pixwell, ben ritrovati nel mio canale in questo nuovo video. Oggi siamo qua ragazzi, ritornati nuovamente su GTA 5 Online. E come potete ben vedere ci troviamo all'interno della nostra clubhouse, un luogo nella quale ci stiamo davvero pochissimo. Però c'è da dire che è davvero un porcile, cioè il tavolino parla da sé. Che cosa? Non so cosa fosse quel rumore, ma davvero mi importa poco, non voglio saperlo. Comunque sia, oggi ci troviamo qui all'interno della nostra clubhouse perché vogliamo fare qualche missioncina della clubhouse. Per chi non lo sapesse, le missioncine della clubhouse sono queste robe qua. Diciamo le commissioni più che altro, si chiamano commissioni della clubhouse. Abbiamo prigioniero di guerra, ho usato garantito. E quindi beh, oggi al mio mino è sembrata una bella idea fare qualcuna di queste missioncine. Quindi ragazzi, prima di cominciare io vi ricordo di lasciare assolutissimamente un bel like. Mi raccomando, superiamo assolutissimamente i 300 like se volete altri video di questo tipo. Mi raccomando, controllate che l'ex è andato, cliccatelo per benino finché lo oltre. Condividete questo share con i prossimi video, se lo fate siete dei granti. Non abbiamo tantissime missioni, come già detto prima praticamente, perché abbiamo solamente usato garantito e prigioniero di guerra. Beh, io direi di fare prigioniero di guerra, ok, un'altra commissione è già in corso. Benissimo. 2000 years later. Ah, praticamente ci hanno anche cambiato le commissioni, come se non bastasse ovviamente. A sto punto vado a fare motoscorta, dai, il motoscorta, il mototaxi, chiamatelo come vi pare, moto Uber, chi se ne frega, il mio mino fa un lavoro legit una volta ogni tanto. Però il problema è che devo aspettare 50 secondi, il motivo non si sa. Però se GTA decide questo, questo dobbiamo fare. Ah, ok, scassaforte. Bene, non so per quale motivo, ma se ne è avviato un'altra. Ma lasciamo stare. Chi se ne frega, voglio dire, usciamo dalla clubhouse e vediamo un attimino che c'è stato da fare. Ho avviato scassaforte. Scassiamo forte e scassiamo le forti. Non mi è piaciuta tantissimo quest'ultima parola perché mi suona un pochettino male, però boh, non lo so. I caricamenti durano in eterno, raga. Cioè, dura di più la intro che il video in sé, incredibile. Staremo già forse tipo a 2 minuti di video e non c'è la macchina, perché? Ma, oh, finalmente è arrivata la macchina. Che macchina ha mandato? Che è la Neon, la Taycan, bella, bella la Taycan. Solo che c'ho la musica un po' a palla, sempre un po' a palla sta musica di sottofondo, non so perché. A 5 km, Step City. Ah, faccio drogare, è proprio vicino, voglio dire. Bello. Cioè, ma puoi farmi fare 7 km o quel che sono per andare a pigliare che è una cassaforte? Mannaggia la miseria. Credo che tutti sappiate cos'è Step City, no? È quella zona dove ci stanno i biker. Questo è il problema. Ci stanno i biker pure. Cioè, quindi non solo mi devo fare 4 km per arrivare là a destinazione, che ormai sono 4, ma inoltre devo pure andare lì ad uccidere il cavolo di biker, perché sicuramente ci saranno. Cioè, io non so guidare e va bene. Ma in realtà è aggiornato, perché ci stanno giornate in cui faccio delle robe assurde che manco, boh, il pilota migliore del mondo, e giornate in cui faccio le peggio cavolate del mondo, che vabbè, lasciano un po' a desiderare, giusto un po'. Welcome to Step City. Giri? Non gira. Ma mi dicono che la Taycan forse a livello di sterzata non è che sia proprio, non lo so, o almeno la controparte su GTA. Allora, buongiorno. Sembrerebbe essere un luogo tranquillo. Attenzione, non vedo gente, almeno per ora, poi non lo so, magari tra un millisecondo mi spara mezzo planisfero. Difatti io vedo già gente lì, che li ucciderei. Non lo so, non lo so. Io direi di andare in furtiva più che altro. Proviamo ad andare in furtiva. Magari non ci dicono davvero nulla. Però non riesco a capire perché c'è la musica a palla, che è una cosa assurda. Non sento nulla, sento solo la musica. Che è sta statua? No, che bitch! Oh, bitch! No, 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 no. Mi hanno visto, non so come, però, bitch. Ho sentito una che mi ha detto bitch, che poi, non so. Run, run, go away! Oh, dove stai? Turn around, bitches! Parole completamente a caso, però vabbè, dai. Questo video è completamente a caso. Ragazzi, scrivete qua sotto nei commenti. Sì, fantastico, no? Comunque sia, scrivete qua sotto nei commenti hashtag, boh, me lo sono dimenticato. Tu? Vabbè, se è pacifica. Devo fare? Devo girare così? Oddio! No! Oh! Un
uno fa la persona per bene, diciamo, guarda, non vi fa nulla, lasciamola lì, sì. Poi ti dicono bitch e ti sparano. Guarda quanti sono, guarda. Peggio degli zombie di The Walking Dead, mannaggia la miseria. Ma ancora lì sta. Non mi fido più di te. Hai tradito la mia fedeltà. Adesso mi fate sca... Ma raga, ma da dove escono? Oddio! No, ma è... Concordate con me che ci sia qualcosa che non va. Mi fate aprire sta cassaforte, per cortesia. Nella speranza che non si avvicini qualcuno o che non mi sponi... Ma porca vacca, oh. Ma perché sta musica? Sblocchiamo la cassaforte. O nei ragazzi con... Che è? Una M di milioni? No, è tipo la cosa degli Stati Uniti. Bene, oggi proprio niente. Ah, eccomi. Ve l'ho detto che è completamente a caso come sta cosa. Perché ci stanno delle macchie sospese nell'aria? Comunque mi sono ricordato appena adesso l'hashtag che dovete lasciare sotto questo video. Hashtag a caso, perché questo video è a caso, quindi lasciate hashtag a caso. E vi metto il cuoricino ovviamente. Saliamo a bordo della nostra Taycan o di quel che ne rimane e andiamo immediatamente subito presso la nostra clubhouse con il nostro bottino, che non ho manco guardato quanti soldi erano, però mi sa che non sono tanti, cioè alla fine era un sacchettino. Ma poi la clubhouse la vai a scassinare la cassaforte, ma... E poi teoricamente dovrei essere un piker pure io con la clubhouse. Ah, e poi abbiamo anche Malk che gestisce la nostra clubhouse, cioè è un MC pure lui. Cioè ragazzi, capite che non ha senso questa cosa? Praticamente ho scassinato il mio capo. Fantastico, cioè ho trovato il titolo di questo video: scassino il mio capo dell'MC o boh, una roba del genere. Ah, ma non devo andare di nuovo alla clubhouse, cioè mi devo fermare lì in mezzo alla strada. Bene, ma infatti mi sembrava strana la strada, dico, ma strana strada. Ah, proprio le battute squallide in un modo pazzesco. Allora, dov'è che devo andare? Qua? Glieli butto qua, i soldini? Buongiorno! Ah, mi ha dato 21.000 dollari. Per fortuna che allora il meccanico mi ha portato la Taycan. Se mi portava la Bugatti erano tutti i soldi persi, solo di carburante, figuriamoci quindi. No, raga, perché ho chiuso la telefonata? Ma dove sto? Ma io non... La macchina ha un problema. Decolla. Ogni tanto si crede un uccello e... boh, spicca il volo. Va bene, comunque sì, adesso ci dirigiamo nuovamente presso la nostra magnifica clubhouse. Andiamo ad avviare un altro incarico, sempre se non faccio incidenti. Io adesso mi piglio una moto. Tanto le moto non le guido mai su sto gioco, fatemele guidare. Grazie. Ah, clubhouse, dolce clubhouse. Che è uscita con grattugiata di faccia finale. Una meraviglia. Posso gentilmente avere una missione da avviare? Non dico subito, ma manco tra 3 anni. A 28 secondi, vabbè. Io vorrei fare il servizio mototaxi. Veloce, affidabile e pesantemente armato. Ma va bene, come un'altra commissione già in corso. Si ricambia sessione. Ti prego, non dirmi che devo aspettare un minuto per chissà quale motivo. Devo aspettare un minuto per chissà quale motivo. Me l'ha fatta fare! No! Non ci credo, non ci speravo, ragazzi. Come vado a fare il piromane? Ma sai che c'è? Io vado a fare il piromane con questo. La chimera! Manco modificata. Con quale... No, no. Un idiota. Un palo c'era, l'ho preso. Vabbè, lasciamo stare. Ma con quale tamarreria ci andiamo? A parte che mi sto grattugiando praticamente tutta la gamba. La cinchia, ma... Lì sono altri discorsi, praticamente. Ho già le molotov belle pronte per fare il piromane di turno. Scritto che devo bruciare 10 casse, volentieri. Ma 10 casse di che poi? Boh, non ho letto. Figuriamoci se leggo io, guarda. Ma gliela tiro così la molotov io, in impennata, mannaggia la miseria. Faccio così, boh, boh, pomme. E gli brucio le case, gli brucio. Ah, e non è neanche così distante. Sai che c'è però? Io taglio, perché a farmi il giro fino alla info... Oh! Quante possibilità c'erano che ci fosse una casa proprio nel punto in cui cadevo io? Minime. Però l'ho presa la casa, tranquilli che le prendo. Oppure anche buggato la moto, bene. Buongiorno, sono il piromane. Cosa mi devo occupare? Ah, quelle casse. Non so se la pigliano bene. La prendono bene? Mi sa di no. Soprattutto che quello mi sta mirando, mi sa che non l'ha presa benissimo. E c'è un'arma molto particolare tra le mani, ma va bene. Houston, Houston, mi serve qualcosa? Perché su GTA 5 non c'ho un lanciafiamme, dico io? Vabbè, piglio la granata, dai, ciao. Eppa!
Esplode, no? Porca vacca, si esplode, esplode, sì che esplode. Granatina al limone. È arrivata. Qualcosa mi dice di sì. Mi hanno incaricato per fare il piromane. Oh mio Dio, che precisione, signori. Cioè, proprio must. Più che piromane, in realtà qui sembra un... Boh. Come si chiama quello addetto alle dinamiti? Perché sto detonando il pianeta. Il detonatore? No. Ah, ma... Ah, oh, buongiorno. Stavo proprio dicendo, ma non ci sta più nessuno. Ed ecco qui i miei due amici. Come state? Bene? Mi sa di no. Va bene. Piovono lampadine prossimamente al cinema. Oddio. Buongiorno. Sai com'è? Io volevo fare il pacchetto completo Capodanno. Però vabbè. Ne rimane uno. Dov'è? Ciao. È esploso. 32.000 dollari. Bene. 32.000 dollari per aver distrutto delle casse così. Io farò finta di nulla, ma visto che mi sto ribaltando un'infinità di volte, spero che quello non ce l'abbia con me. E invece ce l'ha con me. Cosa? Preso in testa e non è morto, ma vabbè. Quindi ragazzi, che dirvi? Fatemi sapere se vi è piaciuto lasciando un bel like. Oggi abbiamo provato a fare queste commissioni dell'MC Club e diciamo che sono andate abbastanza bene. Cioè abbiamo guadagnato parecchio, quindi non male. A parte il fatto che abbiamo anche derubato il nostro capo, ma quelli sono dettagli. Quindi ragazzi, mi raccomando, superiamo assolutissimamente i 300 like se volete altri video di questo tipo, dove andiamo a fare missioni dell'MC Club. Mi raccomando, controllate che like sia andato, cliccatelo per benino finché non è oltre, condividete questo social per i video. Quindi, se volete passare dalla mia previsione, sul tutto, bella raga!